La quinta giornata di campionato di pallanuoto Serie 1 vede Recco a 15 punti a punteggio pieno, vincente a Torino per 17-3. In una cornice di pubblico stupenda, 1200 spettatori che seguivano la partita e anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Brescia e Sport Management a punti 13, che hanno dato vita a una partita entusiasmante, combattuta fino all'ultimo momento ed hanno pareggiato per 8 pari. 9 punti per Canottieri Napoli e Ortigia, rispettivamente vincenti, Canottieri Napoli a Trieste per 7-6 e l'Ortigia a Napoli contro l'Acqua Chiara per 10-6. Quest'ultima squadra, l'Ortigia, veramente la squadra rivelazione del campionato. 8 punti per il Savone e 7 per il Posillipo. Seguono Acqua Chiara e Trieste a punti 6, Bogliasco e Roma Visnova a punti 4, Torino 81-3, Quinto 1 e Lazio 0. Per quanto riguarda le squadre romane, pareggio della Roma Visnova a Genova contro il Quinto, una partita che è sempre stata altalenante, dove ha visto la Roma Visnova recuperare uno svantaggio di 2 reti nel terzo tempo e superare la stessa formazione genovese, ma si è fatta recuperare a pochi secondi dalla fine. Un grande dispiacere in casa della Roma Visnova. Per quanto riguarda la Lazio Pallanuoto, sconfitta pesante in casa per 13-4 a favore del Bogliasco, partita mai in discussione. Terzo tempo, il Bogliasco vinceva per 10-1. Tempo di riflessione in casa Lazio, e guardare avanti perché potrà sicuramente recuperare punti. Per il momento è tutto, alla prossima edizione da Antonio Vittorioso.